abbiamo quantificato quello che ci serviva in termini di pasti di colazioni giornaliere, abbiamo deciso di creare una cucina per la copertura di due moduli del 250 che possono essere accoppiate, anche perché ad esempio con le normative Covid oggi su due moduli da 500 possiamo governare sì e no 300-330 persone, quindi abbiamo studiato questo meccanismo. Man mano che abbiamo realizzato la struttura, sono tre container da 20 piedi, poi lo vedrete perché possiamo farci un giro, abbiamo creato l'area di preparazione, l'area di cottura, l'area di sanificazione. Verrà utilizzata in caso di emergenza sia a livello regionale che a livello nazionale. Questa cucina ha tutte le caratteristiche più moderne e di sicurezza e quindi siamo molto orgogliosi di averla noi come utilizzo. Un risultato acquisito con i fondi del Dipartimento, che ringrazio per la presenza, con i fondi della Regione, ma con la fatica e il sudore di tutti noi, di tutti voi, di tutti quelli che hanno vissuto esperienze importanti in giro per l'Italia, che hanno portato assistenza alla popolazione in momenti difficili e che potranno farlo oggi con una strumentazione ancora più adeguata, ancora più moderna, degna di quella che, non lo può dire il Dipartimento evidentemente, è sicuramente la miglior protezione civile in Italia. Lo diciamo noi una volta più ogni tanto, non facciamo i piemontesi che devono sempre stare, come dire, nella loro umiltà, diciamolo e riconosciamolo a voi, perché non è merito di Cirio, di Gabusio, di Preioni, non è merito neanche di quelli che c'erano prima, è merito di chi ha fatto la storia di questa protezione civile, è merito di tanti volontari, è merito della capacità anche di innovarsi e di quello che noi dobbiamo continuare a fare. Noi dobbiamo continuare a innovarci, noi continuare a guardare anche alle nuove tecnologie, ma continuare ad avere uno spirito solidale, familiare,